Dario Ermacora, presidente di Coldiretti Friuli Venezia Giulia. Parliamo un po' del settore dei vini, alla luce anche di quanto è emerso il vinitoli del bianco, il rilancio del bianco friulano. Come sta andando questa annata? Ma la produzione dal punto di vista qualitativo è stata molto interessante, quindi sta rispondendo a quelle che erano le aspettative. Adesso l'aspetto più importante è quello del mercato. A Verona abbiamo avuto dei segnali positivi, sembra una certa ripresa dei bianchi, ma in particolare del bianco friulano. C'è stato un interesse maggiore rispetto al passato, avevamo perso un po' di mercato a favore di altre zone come l'Alto Adige, ma anche dal centro Italia, Marche piuttosto che Campania, Sud Italia, Campania e Sicilia. Oggi sta tornando in qualche modo interesse verso il Friuli e questo fa ben sperare, quindi siamo sostanzialmente abbastanza ottimisti. Ecco. Fatto 100, la produzione di vino bianco, quanto incide? Ma il bianco in Friuli incide sull'ordine del 60%, 55-60%, ma cambia molto da denominazione a denominazione. Cioè, nel Collio credo che possa rappresentare il bianco il 90%, nel Collio orientale potrà rappresentare il 75%, mentre sull'altra parte della regione io credo che possa essere vicino al 50-50%. E come sono le esportazioni? Come sta andando questo 2010? Ma le esportazioni hanno avuto una flessione sui mercati tradizionali, mi riferisco agli Stati Uniti e anche un po' all'Europa. C'è qualche prospettiva positiva su mercati nuovi come l'Est Europa o relativamente nuovi e anche come l'Asia, Cina e non solo. Quindi insomma le prospettive sono abbastanza confortanti. Cosa chiedono? Vini di qualità? Chiedono in Friuli, chiedono vini di qualità, ma non solo. Io credo che per quanto riguarda l'Italia, in particolare in paesi dove non c'è la tradizione del consumo del vino, i primi prodotti a essere consumati o comunque richiesti sono i prodotti un po' più a prezzo. Però chi si rivolge al Friuli si rivolge con l'obiettivo di cercare un prodotto di alta qualità. Un'ultima domanda, quanti sono i vostri associati? Diamo qualche numero, il volume d'affari. Ma gli associati della Coldiretti, parlo in questo caso non ovviamente solo di viticoltori, sono oltre 20.000, sono 21.000 e qualcosa, quindi un numero significativo. C'è però da dire, da riconoscere che purtroppo l'età media è piuttosto alta, quindi in futuro credo che il numero si riduca in maniera significativa. Siamo nella sede aziendale della sua azienda, Ermacora, e ci troviamo a Iplis, Friuli Venezia Giulia. Quali sono? Ci racconti un po' com'è strutturata la sua azienda e quali sono i suoi prodotti fiori all'occhiello? La nostra azienda è un'azienda a indirizzo prettamente viticolo, ha 35 ettari in proprietà, 27-28 coltivati a vite. Siamo nel cuore del Colle Orientale del Friuli, a 4 passi da Cividale, e diciamo come azienda è improntata per la coltivazione di bianchi e rossi, diciamo una percentuale maggiore sui bianchi sia internazionali come Sauvignon, il Pinot, e sia autoctoni come il Friulano, la Ribolla e anche il Picolit, che è l'unico vino dolce prodotto in azienda. Poi abbiamo una coltivazione di rossi che rappresenta più o meno il 35%, dal 30 al 35%, rivolta prevalentemente agli autoctoni, anche se c'è l'inserimento di un po' di Merlot e un po' di Cabernet Sauvignon. Però diciamo l'azienda sta puntando sugli autoctoni quali lo Schioppettino, il Re Fosco e il Pignolo, che sono le varietà diciamo storicamente presenti sul territorio e che si esprimono anche assolutamente bene. Quali sono le caratteristiche, diciamo, dei vostri vini? I nostri vini hanno come caratteristica principale di essere piuttosto longevi, cioè di avere vini di struttura, anche per quanto riguarda i bianchi, e vini eleganti, profumati eleganti, di struttura, come dicevo, ma che possono reggere molto bene nel tempo, che hanno un'evoluzione negli anni in positivo, quindi non sono vini che vanno bevuti giovanissimi, ma sono vini che si bevono bene dopo un anno, due, anche a 10 anni, quindi subiscono un'evoluzione, diciamo, che li permette di migliorare. Per chi volesse mettersi in contatto con voi, nella vostra sede c'è la possibilità di acquistare vino? Sì, c'è anche una vendita diretta come è normale in queste zone, ma credo dappertutto in Italia. E quindi c'è anche una bella tradizione della vendita in azienda, in particolare nella nostra realtà dove siamo a 4 passi dall'Austria,
anche abbastanza vicini dalla Germania, quindi c'è un bel mercato, diciamo, con, di vendita diretta verso questo tipo di consumatore. Oppure avete un sito internet? Abbiamo anche un sito internet che è www.ermacora.it, che è, diciamo, un catalogo sostanzialmente dove sono alcune notizie, alcune immagini sull'azienda e anche l'elenco, le caratteristiche dei vini, quello che sostanzialmente proponiamo.